Buongiorno a tutti! Oggi ci divertiamo a riparare queste lampadine a LED con due semplici tecniche alla portata di tutti. Non certo perché le lampadine a LED siano costose, ma per imparare qualcosa in più sull'affascinante mondo dell'elettronica. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Il paziente di oggi è una semplice lampada a Beghelli da 10 watt non funzionante. Facciamo un piccolo test con la 220 volt e a tal proposito, attenzione a non toccare il conduttore di fase se non volete prendere la scossa. Mi raccomando, riesco a sentire l'avvio dell'alimentatore switching, ma la lampada non si accende. Andiamo a smontare questa lampada. Il LED con il puntino nero ci indica il guasto. I LED di queste lampade funzionano con le tensioni più disparate e hanno diversi wattaggi. Al di sotto della piastra di dissipazione del calore è presente il circuito elettronico dell'alimentatore. Un ponte raddrizzatore converte la tensione alternata in continua. Questa tensione di 310 volt tramite un partitore viene abbassata a circa 7 volte per l'alimentazione del chip. Un MOSFET presente in uscita viene portato in conduzione per una parte del tempo, abbassando questa tensione di 310 volt a quella necessaria ai LED. La programmazione di questo voltaggio avviene selezionando opportunamente la resistenza presente sui piedini current sensing, che va a modulare i tempi di apertura e chiusura del MOSFET. Una resistenza di overvoltage protection permette di proteggere tutto il circuito in caso di anomalia, interrompendo la tensione di alimentazione ai LED. In pratica, questo integrato WS3441 non è altro che un buck converter che converte la 300 volt in circa 80 volte necessari ai LED. Una volta chiarito il funzionamento con lo schema elettrico, ritorniamo al nostro LED difettoso. Anzitutto vado a rimuovere il LED difettoso con l'utilizzo di un attrezzo a taglio. Questa manovra permette di lasciare inalterate le piste destinate al LED. Prima di risolvere questo guasto, verifichiamo l'integrità luminosa degli altri LED. Questa operazione richiede un alimentatore in grado di fornire le diverse tensioni possibili per questi tipi di LED. Per l'occasione andrò ad utilizzare un piccolo Red Bar Tester. Questo progetto è stato oggetto di un mio video precedente, di cui vi metterò il link qui in alto a destra. Il funzionamento di questo attrezzo è il seguente. Una batteria al litio alimenta uno step-up converter che genera una tensione di 42 volt. Una resistenza di qualche kΩ posta in serie a questa tensione permette di limitare la corrente ed alimentare LED con tensioni maggiori di 3 volt. Uno strumento che può essere utilizzato anche per testare diodi Zener. Verificata la bontà di tutti gli altri LED, andiamo ad effettuare questa riparazione. Una prima tecnica consiste nell'applicare dello stagno in modo da chiudere questo circuito aperto. Applico del flussante al LED mancante per poter applicare una goccia di stagno e chiudere questi due contatti del vecchio LED. Il sistema di monitoraggio presente all'interno del chip non avrà alcuna difficoltà a riadeguare la corrente al nuovo numero di LED a disposizione. È una tecnica veloce di riparazione che ovviamente diminuisce leggermente la luminosità della lampada. Si tratta di una riparazione sicuramente molto economica, oltre che veloce, che non richiede particolari attrezzature. Bene, a questo punto vediamo una seconda tecnica di riparazione che prevede la sostituzione del LED. Con questa pompetta succhia stagno vado a rimuovere questo ponticello di stagno. Per trovare un idoneo sostituto, leggiamo la serigrafia riportata sulla piastra dei LED. Abbiamo il codice 2835 che individua questo particolare formato di LED. Il 9 riportato a fianco mi fa pensare che si tratti del modello alimentato a 9 volt, con 1 watt di potenza. In generale, minore è il numero di LED, maggiore è la tensione di alimentazione di ciascuno. Per testare il voltaggio di funzionamento di un LED SMD, basta utilizzare un alimentatore variabile collegato a questi micro puntali ultrasottili.
Applico una tensione a partire da 3 volt fino a quando il LED non si accenderà. Per questi LED siamo a circa 6-7 volt per avere l'accensione. Come da intuizione, la massima luminosità avviene a circa 9 volt. In altre lampadine possiamo avere LED che funzionano a 3 volt, come in questo caso di questi 3 LED in parallelo. A questo punto mi basterà trovare su una piastra di risulta un LED che funzioni con lo stesso voltaggio per la massima luminosità. Una volta individuato su una piastra donatrice un LED funzionante con la stessa tensione, possiamo procedere alla sostituzione. Per rimuovere questo LED, con l'utilizzo di un cutter, andiamo a rimuovere anche lo strato sottostante delle piste di questo circuito stampato in modo da non danneggiare il LED. Vado a rimuovere le piste ancora collegate sotto il LED con l'utilizzo del saldatore. Aggiungiamo una goccia di stagno alla punta per aumentare la trasmissibilità termica e andiamo a rimuovere questa parte di circuito stampato in rame ancora presente. Per non danneggiare il LED, cercate di essere molto veloci in questa pulizia. Prima di procedere oltre, andiamo ad effettuare un piccolo test di questo diodo utilizzando un semplice circuito di test per diodi realizzato con una resistenza da 1 kΩ e una pila 9 volt. Anche questo oggetto di un mio video precedente, link qui in alto a destra. Le due piste hanno dimensioni diverse per anodo e catodo del LED. È impossibile sbagliarsi. Appoggiamo il LED sulla sua sede. Andremo ad effettuare una saldatura esterna, anche questa molto veloce, con una goccia di stagno. Fatta questa saldatura, la nostra lampadina è riparata. Siamo pronti per effettuare un primo collaudo. Vi raccomando di non toccare il conduttore di fase se non volete prendere la scossa durante queste operazioni. La lampada si accende regolarmente e nel pieno della sua luminosità. Da notare che la luminosità del LED sostitutivo è la stessa del resto della lampada. A conferma delle mie ipotesi, vado a misurare la tensione globale di questa lampada. Con il multimetro impostato sui 200 volt fondo scala in tensione continua, andiamo a misurare, dopo averla accesa, il voltaggio di questi gruppi di LED. Occhio a non fare cortocircuito, andiamo sui due test point a misurare la tensione, abbiamo 81 volt esattamente. Anche questa riparazione è avvenuta con successo. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto degli attrezzi e dei materiali utilizzati nei miei video, acquistando dei quali contribuirete al mio canale. Trascorsa qualche ora dall'incollaggio, la nostra lampadina è pronta per tornare di nuovo in pista. Bene amici, anche per oggi è tutto, grazie per la visione, come al solito vi invito a mettere like, iscrivervi al canale, bla 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 bla, ci vediamo la prossima volta.